Web TV della Camera dei Deputati, l'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di 3 interrogazioni a risposta immediata. Ricordo che è prevista l'eventuale illustrazione per 1 minuto da parte dell'interrogante, che ha facoltà di rinunciarvi, la risposta del rappresentante del governo per 3 minuti e la replica per 2 minuti. La prima interrogazione è la numero 507850, Quartapelle Procopio, sullo scioglimento del Parlamento da parte del Presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. Invito quindi l'onorevole Quartapelle a illustrare l'interrogazione per 1 minuto. Grazie. Grazie mille Presidente. L'interrogazione ha l'obiettivo di chiedere quale sia la posizione del governo italiano rispetto ai recenti fatti della Tunisia. È da luglio dello scorso anno che il Presidente Saied ha messo in dubbio la legittimità del Parlamento, la legittimità dell'operato dei parlamentari. Aveva sospeso il Parlamento per un mese, nel mese di luglio, utilizzando una forma un po' distorta dei poteri datigli dalla Costituzione. Questa forma di sospensione della democrazia è arrivata a un livello ancora superiore quando settimana scorsa ha sciolto di fatto il Parlamento e 30 parlamentari di opposizione rischiano l'ergastolo o addirittura la condanna a morte. L'obiettivo dell'interrogazione è capire se e con che mezzi l'Italia si schiererà a fianco di tutti coloro che in Tunisia sperano in un proseguimento del processo democratico iniziato con le primavere arabe. Grazie. Invito il rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante. Continuiamo a monitorare con grande attenzione l'evolversi della situazione politica in Tunisia, paese che rappresenta per l'Italia un partner di importanza strategica. Assieme ai nostri principali partner in ambito G7 e Unione Europea, abbiamo svolto in questi mesi un ruolo di primo piano nel sensibilizzare le autorità tunisine sulla necessità di fare progressi verso il ripristino dell'ordine costituzionale e di assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La roadmap sulle riforme politiche e costituzionali portata avanti dal Presidente Saied rappresenta un importante passo in avanti, occorre però verificare la concreta attuazione. Alcune recenti decisioni sono infatti fonte di preoccupazione, basti pensare ai decreti riguardanti le attività del Consiglio Superiore della Magistratura, su cui l'Italia si è pronunciata proprio in questo senso assieme ai partner G7. Le riforme politiche volte al ristabilimento della democrazia e della normalità istituzionale nel Paese devono consentire al potere legislativo di riacquisire le proprie funzioni. Continuiamo dunque a monitorare con grande attenzione gli sviluppi su questo versante, anche a seguito dello scioglimento del Parlamento già congelato dal 25 luglio scorso. La roadmap del Presidente Saied culminerà in elezioni legislative programmate per il prossimo dicembre, mentre i partiti politici, anche alla luce delle recenti tensioni citate dall'onorevole interrogante, richiedono di anticipare lo svolgimento. Anche per questo auspichiamo che il dialogo nazionale annunciato dal Presidente Saied sia quanto più inclusivo possibile, coinvolgendo in modo efficace la società civile e tutte le istanze del variegato panorama politico tunisino. Una scelta in senso contrario rischierebbe di esacerbare le divisioni interne, provocando nel tessuto politico e sociale del Paese fratture difficilmente sanabili. Nella stessa logica abbiamo accolto con particolare favore la recente missione in Tunisia della Presidente della Commissione di Venezia, Claire Bazin Mollory, in qualità di Presidenza di turno del Consiglio d'Europa. In qualità di Presidenza di turno del Consiglio d'Europa, l'Italia ritiene che un confronto strutturato tra le autorità tunisine e la Commissione di Venezia sui prossimi passi delle riforme politiche e costituzionali possa rappresentare un valore aggiunto. Rimaniamo profondamente preoccupati per lo stato dell'economia tunisina. La crisi può avere un forte impatto sociopolitico e anche ricadute negative sui flussi migratori. La presentazione da parte del governo tunisino al Fondo Monetario Internazionale di un piano di riforme economiche, condizione necessaria per poter accedere a quelle forme di assistenza finanziaria di cui la Tunisia ha bisogno, va nella giusta direzione. La conclusione in tempi rapidi di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale è fondamentale per rassicurare i mercati e gli investitori. L'accordo garantirebbe la sostenibilità delle finanze pubbliche del Paese a tutela del benessere del popolo tunisino. Auspichiamo con forza che i negoziati formali con il fondo possano essere avviati il più rapidamente possibile. Al tempo stesso, l'Italia rimane impegnata anche in sede europea per scongiurare scenari di dissesto finanziario in Tunisia.
È importante tenere presente che la guerra in Ucraina rischia di compromettere ulteriormente un quadro economico e sociale già molto fragile, abbattendosi sulla Tunisia e sui paesi del vicinato mediterraneo, anzitutto in termini di sicurezza alimentare. Su questo versante l'Italia sta promuovendo, in partenariato con l'Agenzia delle Nazioni Unite, tutte le iniziative necessarie ad assicurare una risposta multilaterale efficace. La Tunisia è un nostro partner naturale, la posizione assunta da Tunisi contro l'aggressione russa all'Ucraina, anche in sede ONU, dimostra la nostra vicinanza. Non lasceremo solo questo paese amico in uno dei passaggi più delicati della sua storia, continueremo a favorire la ripresa della sua economia, così come il pieno funzionamento delle sue istituzioni democratiche. Aggiungo che il ministro Di Maio è personalmente attento a questo tema proprio perché ritiene la stabilità del paese nel Mediterraneo fondamentale. Grazie, invito l'onorevole Quartapelle a intervenire in sede di replica. Mi dispiace, ma non posso considerarmi completamente soddisfatta, per quanto sia importante ascoltare dalla voce del sottosegretario Di Stefano delle parole di preoccupazione rispetto alla traiettoria in corso nel Paese. Credo che l'impegno italiano debba, diciamo, passare a un livello più alto, dalla preoccupazione alla condanna. La vicenda tunisina non è quella di una crisi istituzionale. Abbiamo tutti quanto, anche in questo Parlamento, discusso dello straordinario sforzo e della compiutezza del percorso costituzionale tunisino e del testo costituzionale tunisino. Quindi sostenere, come fa il presidente tunisino, che quell'assetto costituzionale richieda delle riforme vuol dire andare contro l'impegno che invece il nostro paese ha preso a fianco della transizione tunisina. La transizione tunisina ha avuto un blocco per ragioni di carattere politico di implementazione della lettera costituzionale e per delle ragioni di carattere sociale ed economico, che nulla hanno a che fare con delle riforme che tra l'altro rischiano di essere fatte dall'alto da un presidente populista e fortemente antidemocratico. Credo che il nostro paese debba essere molto più chiaro nel sostegno a una via democratica, non solo di dialogo nazionale, rispetto a quanto sta succedendo. Sappiamo benissimo che il tipo di crisi complessa che la Tunisia affronta, che è appunto una crisi sociale, economica e politica, non può essere affrontato se non attraverso gli strumenti della democrazia. E quindi credo che dopo lo scioglimento del Parlamento di qualche giorno fa serva da parte del governo italiano una presa d'atto, una condanna magari fatta insieme ad altri partner europei a partire dalla Francia, e una pressione forte sulla Tunisia ad affrontare rapidamente il passaggio elettorale, garantendo e tutelando i diritti dei partiti politici, perché il fatto che 30 parlamentari di opposizione, tra cui due parlamentari eletti in Italia, Majdi Karbaj e Osama Al-Saghir, rischino l'ergastolo e la pena di morte dovrebbe preoccupare il nostro paese. Sono anche cittadini italiani, oltre ad essere rappresentanti della comunità tunisina eletta nel nostro paese. E quindi credo che, insomma, spero che con il governo si possa lavorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a favorire un percorso di pressione a un livello più alto rispetto a quello che è stato fatto finora. Grazie. Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione, la numero 507852 del Mastro delle Vedove, sulla sospensione delle risorse impegnate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a sostegno di politiche di reshoring. Invito l'onorevole Del Mastro a illustrare. Rinuncia il rappresentante del governo quindi per la risposta. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Del Mastro delle Vedove. La deliberazione numero 1 del 2022 della Corte dei Conti riconosce il ruolo positivo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo nel contesto della legge 125 del 2014, osservando quanto segue. Nel breve periodo trascorso dalla sua istituzione, l'Agenzia, oltre ad assicurare continuità nella gestione delle iniziative già in carico alla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri,
ha attuato numerosi progetti avvalendosi dei soggetti della cooperazione, organizzazioni della società civile, amministrazioni di enti pubblici, enti territoriali e profit, ha prestato assistenza tecnica per iniziative di cooperazione internazionale promosse da amministrazioni pubbliche e ha assunto, a seguito di apposito accreditamento presso la Commissione Unione Europea, la responsabilità di progetti di cooperazione delegata. La deliberazione evidenzia inoltre che l'Agenzia ha realizzato numerose iniziative dirette al miglioramento delle procedure di gestione e rendicontazione, ha attivato protocolli volti ad assicurare trasparenza ed efficacia alle iniziative di cooperazione, ha applicato e ampliato gli strumenti di intervento in un percorso di progressivo allineamento agli standard dei principali attori della cooperazione internazionale. Dalla deliberazione della Corte dei Conti emerge quindi un giudizio complessivamente positivo, uso le parole del testo, così come detto espressamente a pagina 12, sull'attività dell'Agenzia alla quale la Corte dei Conti chiede di proseguire il percorso di innovazione attualmente in atto. La Corte evidenzia allo stesso tempo alcuni aspetti meritevoli di miglioramento al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'azione dell'Agenzia. Fra questi vi sono anche quelli richiamati dall'interrogante, quali l'eccessiva frammentazione delle iniziative di cooperazione, la molteplicità delle procedure competitive utilizzate per l'assegnazione dei contributi a dono e la mancanza di linee guida nonché di indicatori e termini di riferimento per le attività di monitoraggio e valutazione. L'Agenzia sta operando attivamente per realizzare questi interventi migliorativi. L'ultimo bando per le organizzazioni della società civile, basato sulle nuove procedure generali ispirate all'approccio cosiddetto Results Based Management, è in fase di assegnazione. Nel dicembre 21 AIX ha inoltre presentato alla Farnesina un programma annuale di attività di monitoraggio delle iniziative di cooperazione per il 22, elaborato secondo le procedure di risk management, al fine di mettere in atto azioni tempestive di correzione delle eventuali disfunzioni e mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle iniziative. Sottolineo inoltre che si sono appena tenute il 5 e 6 aprile le prove di concorso organizzate da Formez per l'assunzione di 60 funzionari tecnici e amministrativi da destinare ad AIX, nell'ottica di dotarla di un nuovo personale qualificato. Ciò in risposta ad una specifica raccomandazione contenuta nella citata deliberazione della Corte dei Conti alle pagine 12 e 13, secondo cui, virgoletto, per realizzare una cooperazione allineata ai criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza previsti dalla legge 125/14, è necessario che l'Agenzia disponga di un'adeguata dotazione di personale qualificato. Sotto tale profilo non può non rilevarsi il consistente gap tra la dotazione di personale dell'Agenzia e quella di omologhe realtà di altri paesi dell'Unione Europea, conclude la raccomandazione. L'Agenzia è dunque impegnata in un percorso di costante miglioramento anche in risposta alle osservazioni della Corte dei Conti e suggerimenti di altri soggetti istituzionali e privati del sistema italiano di cooperazione. Una sospensione delle erogazioni o una diversa destinazione delle risorse, oltre ad essere contraria a precisi obblighi derivanti da norme di legge, oggetto di dibattiti e approvazione da parte del Parlamento, esporrebbe l'Italia a critiche circa il mancato rispetto degli impegni assunti a livello bilaterale e nei principali consessi internazionali. Ne deriverebbero gravi ripercussioni sull'immagine del nostro Paese e sulla sua capacità di azione in termini di politica estera e di risposta alle gravissime crisi internazionali in corso. Grazie. Grazie. Invito l'onorevole De Mastro delle Vedove a intervenire in sede di replica. Non sono minimamente soddisfatto della risposta che ha voluto fornire il sottosegretario. È pur vero che vi è una valutazione complessiva, difficile che la Corte dei Conti si azzardasse poi a dire la verità, ovvero sia quella fotografata impietosamente quando la Corte dei Conti sostiene che l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo sia contraddistinta da eccessiva frammentazione delle iniziative di cooperazione, tradotto dal linguaggio leguleio e felpato della Corte dei Conti al linguaggio politico, disperdiamo in mille rivoli centinaia di milioni di euro in cooperazione nei progetti più disparati. Ancora, sempre la Corte dei Conti parla di molteplicità delle procedure competitive utilizzate per l'assegnazione dei contributi a dono. Tradotto, non sappiamo neanche noi come assegnarli e quali progetti prediligere rispetto ad altro. Ancora parla di clamorosa mancanza di linee guida, ovvero sia noi ogni anno postiamo centinaia e centinaia di milioni di euro all'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo che vengono dispersi in mille rivoli. Chiedo se precauzionalmente come Fratelli d'Italia, in un momento di economia di guerra, in un momento in cui prima la pandemia e poi la guerra ci ha fatto comprendere quanto siamo fragili come economia nazionale, quanto dovremmo investire
investire sulla rilocalizzazione delle attività produttive in questa nazione per difendere il tessuto produttivo, per avere la filiera finale del prodotto produttivo, per difendere una terra di occupazione e di produzione, e la risposta è come se me l'avesse fornita, glielo dico con sincerità, 3-4 anni fa, quando non c'era stata la pandemia, quando non c'era stata una guerra, quando si poteva anche immaginare di poter continuare alla sagra, alla fiera dell'umanitarismo con i soldi degli italiani, nonostante la Corte dei Conti fotografi che lo facciamo male e che disperdiamo in mille rivoli centinaia di milioni di euro. Allora, per Fratelli d'Italia, prima la pandemia, dopo la guerra, ci hanno insegnato che le risorse in campo del MAECI debbono essere investite per la rilocazione di attività produttive strategiche in questa nazione, per difendere la competitività italiana e per il tramite di essa quella europea e magari anche quella occidentale, per non trovarci più nella filiera della catena dei valori lunga, l'impossibilità di produrre in questa nazione perché non abbiamo pezzi di produzione che arrivano dalla Cina o da altri paesi del sud-est asiatico. E quindi ci chiediamo come il governo non comprenda, a differenza di tante altre cancellerie europee ed occidentali, che il grande tema del domani sono i fondi per la rilocazione delle attività produttive strategiche, il cosiddetto reshoring. Il governo oggi ci racconta no, va tutto bene, continuerà a andare tutto bene, non basta neanche lo schiaffone che avete preso dalla Corte dei Conti su come utilizzate malamente, disperdendo in mille rivoli, centinaia di milioni di euro degli italiani in cooperazione internazionale, approvando i progetti più disparati, contraddittori fra loro, senza alcun filo logico, con la mancanza di linee guida, e sto usando i termini della Corte dei Conti. Per Fratelli d'Italia in questo momento il MAECI si deve occupare di come rilocalizzare attività strategiche, perché il MAECI sa o dovrebbe sapere, e io temo a questo punto che solo dovrebbe sapere, che la grande fragilità italiana, europea, occidentale è evidenziata dalla pandemia, acutizzata dalla guerra in Ucraina, è l'incapacità di avere una filiera produttiva dall'inizio alla fine in Italia, e che la linea guida del domani sarà autonomia strategica, autonomia energetica, autonomia alimentare, autonomia industriale, autonomia produttiva. Voi, al posto di comprendere che questa è la grande scommessa del domani, mi venite a raccontare, nonostante la Corte dei Conti, che tutto va bene e che continueremo nella sagra dell'umanitarismo con i soldi degli italiani, disperdendo in mille rivoli centinaia di milioni di euro a favore della cooperazione internazionale. Il 2023 è dietro le porte, gli italiani meritano d'altro. Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione, che è la numero 507-851 Formentini, sulla partecipazione dell'Italia al gasdotto Ismed. La illustro brevemente, è questo il quinto atto parlamentare che la Lega presenta su questo progetto, quest'opera che dovrebbe portare il gas dal bacino levantino fino sulle coste italiane, pugliesi. Un progetto che oggi credo sia evidente a tutti, è essenziale per il nostro Paese, consentirebbe di diversificare ancora di più quelle fonti di approvvigionamento del gas che, come si è capito, oggi deve essere il primo impegno dell'Italia, del nostro governo, vista la dipendenza che abbiamo ancora dal gas russo. Come ha ribadito il Premier Draghi pochi minuti fa, non sarà facile sciogliere questo nodo, ma appunto bisogna iniziare. Dal 2027 questo gasdotto potrebbe portare in Italia 10 miliardi di metri cubi di gas. Grazie. La parola ovviamente al governo. Chiedo grazie scusa. Presidente, e anche interrogante. Il gasdotto Istimed, di cui sono promotori Edison, controllata dalla francese EDF e la greca DEPA, coinvolgerebbe il gas dai bacini del Levante, Israele, Cipro e in prospettiva anche Egitto verso la Grecia. In particolare, il progetto è costituito da una sezione offshore di circa 1350 km tra Israele e la Grecia continentale, passando via Cipro e Creta, e da una sezione onshore in Grecia di circa 550 km,
direttamente collegata con il gasdotto Poseidon, anch'esso da realizzare, tratto finale che porterebbe l'infrastruttura in Italia all'altezza di Otranto e di cui lo studio di fattibilità è stato già finanziato. Il progetto avrebbe una capacità iniziale di 10-12 miliardi di metri cubi l'anno, possibilmente espandibili fino a 20. Israele, Grecia e Cipro hanno sottoscritto nel gennaio 20 un accordo intergovernativo di collaborazione per la realizzazione del gasdotto. Washington aveva ritirato il proprio sostegno politico alla costruzione dell'opera nell'autunno scorso per considerazioni ambientali e climatiche e per dubbi sulla sua sostenibilità economica. Recentemente il Dipartimento dell'Energia americano sembrerebbe riconsiderare il progetto sulla base della sua possibile utilità ai fini dello sganciamento europeo dalla dipendenza russa. La realizzazione del gasdotto presuppone che i suoi elevati costi, dettati anche dalle sfide ingegneristiche necessarie per la costruzione a grande profondità, siano compensabili con la commercializzazione degli elevati volumi di gas che si stimano disponibili nell'area del Levante, ma che ancora sono da accertare. Le esplorazioni sono da anni in fase di stallo, sia per la pandemia, sia soprattutto per la forte opposizione turca alle attività che interessano le aree marittime contestate a Cipro. Similmente, studi di fattibilità finanziati dall'Unione Europea affiliati alla società italiana Lighthouse procedono molto a rilento per le stesse difficoltà frapposte dalle autorità turche, che rivendicano tratti di mare che dovrebbero essere attraversati dall'infrastruttura. L'intero gasdotto, comunque, nella migliore delle ipotesi, non potrebbe essere portato a compimento prima del 27. Aggiungo che nei tavoli di coordinamento sulla geopolitica energetica che stiamo facendo interministeriali, la stima del 27 risulta assolutamente lontana dalla realtà. Al netto delle critiche di carattere politico ed economico, il progetto EastMed si porrebbe in linea con la nostra strategia di diversificazione delle rotte del gas, con la nostra azione di rafforzamento verso i paesi già fornitori come Algeria e Libia e con l'idea di fare dell'Italia un vero hub europeo dell'energia, valorizzando il bacino mediterraneo, in particolare la sua sponda meridionale. Aggiungo, essendo questo un tema che gestiamo frequentemente, che anche nella ultima missione che abbiamo svolto insieme al Ministro di Mai in Azerbaigian, il tema di EastMed è stato trattato perché di interesse anche della locale SOCAR. E le ultime informazioni che abbiamo è che anche nel bacino del Levante, appunto, le riflessioni stanno mutando in modo molto veloce, perché probabilmente ritengono più sostenibile, più fattibile, e questo eviterebbe anche la questione turca, chiaramente, un spostamento della rotta dall'offshore all'onshore fino alla Turchia e da lì, con dei meccanismi di swapping verso pipeline già esistenti, poter fornire l'Europa. Questo lo metto sul tavolo a livello di informazione. Chiaramente non è ancora un progetto che abbiamo né visto né attenzionato, ma è uno dei nuovi linguaggi, diciamo, di quell'area del mondo. Ringrazio il sottosegretario per la risposta completa e anche per l'aggiunta finale. Avevo avuto notizia anch'io di questo interesse turco. La Turchia ambirebbe a diventare l'hub di passaggio per il gas che arriva in Europa. Bisogna ricordare però che questa pipeline da Israele tramite Cipro e poi arrivando sulle coste greche e infine in Italia consentirebbe all'Italia di importare da un alleato qual è Israele, da una democrazia, quindi con una stabilità di fornitura, e sarebbe quindi strategico in questa chiave. Benché siano note le difficoltà di realizzazione dell'opera, sarebbe il gasdotto più profondo mai realizzato e anche la lunghezza dell'opera stessa, 1900 chilometri. Però metterebbe direttamente in connessione Italia e Israele, ovvero, lo ripeto, due alleati, due democrazie. Sappiamo oggi, dopo aver visto l'instabilità creata a livello internazionale dall'aggressione russa all'Ucraina, quanto sia importante cercare di mantenere gli approvvigionamenti energetici, ma riportare anche con una sorta di reshoring all'interno delle democrazie quanto più possibile sia le rotte di approvvigionamento che anche le nostre industrie manifatturiere. La ringrazio di nuovo e chiedo il massimo sforzo e impegno al Governo. A questo proposito stiamo discutendo con i colleghi in Commissione Esteri, è già stato avvisato anche il Presidente Fassino, sulla possibilità di depositare a breve una risoluzione
proprio perché a livello parlamentare ci sia un chiaro indirizzo in appoggio a questo approvvigionamento del Mediterraneo orientale di gas. Dichiaro così concluso lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata all'ordine del giorno.